Il pellegrinaggio è icona del cammino che ogni persona compie nella sua esistenza. Così Papa Francesco descrive il pellegrinaggio, quel mettersi in viaggio, quel caricare i propri zaini dell'essenziale e andare verso una meta, quella meta che per il cristiano è Cristo. Con lo stesso spirito hanno vissuto l'esperienza di cammino il gruppo Scout Taranto 5, 38 giovani che, chitarre al collo e con la voglia di cantare e distribuire la gioia, hanno camminato da Assisi fino a Loreto. Perché questo cammino? Perché arrivare a Loreto? Allora, la scelta del percorso da Assisi a Loreto nasce in realtà dall'anno scorso, quando noi abbiamo cominciato il nostro percorso da pellegrini. L'anno scorso siamo andati in pellegrinaggio a Roma, siamo andati a trovare il Santo Padre e abbiamo partecipato al Sinodo dei Giovani. E quest'anno ci sembrava quasi naturale proseguire il nostro percorso, il nostro pellegrinaggio e andare sulle orme di Maria, andare a trovare Maria proprio nella sua casa, non dove è apparsa, ma dove è cresciuta, dove ha affrontato le sue paure, i suoi limiti e dove magari li ha superati. E ci sembrava naturale venire qui con lo spirito dei pellegrini, per cui anche il percorso su strada è stato fondamentale, perché ci ha portato qui carichi di quell'entusiasmo, carichi di quella fatica anche, che a volte serve proprio per entrare in contatto con i propri limiti. E scoprirai che meno duro il cammino così. Dalla paura al coraggio era il tema che li ha accompagnati, e Maria, che hanno sentito sempre compagna lungo il cammino, li aspettava nella sua casa per vivere la semplicità della santità feriale, per abbracciarli e accogliere la gioia e la fatica del cammino. Così sono arrivati, cantando e inondando la piazza della loro gioia. La magia aiuta a crescere, aiuta a crescere nella condivisione. Maria mi ha accompagnato durante tutto il mio percorso, tutto il mio cammino lungo la strada, che è faticosa. Non è facile portarsi uno zaino tutti i giorni sulle spalle, camminare, ci sono i momenti in cui si arriva a cedere, però io ho sentito Maria accanto a me. Anche arrivare al santuario di Loreto è stato come se la Madonna mi dicesse: Margherita, sei arrivata, questa è la tua casa, adesso puoi riposarti, adesso ci sono io a sostenerti. E mi dà la forza per dire sì ogni giorno, perché è accanto a me ogni giorno, cioè accanto a me in ogni momento della giornata, quando mi sveglio, quando vado a dormire. Non mi lascia mai sola e mi dà appunto questa forza per dire sì ogni giorno. Non è facile dire sì ogni giorno ci sono sfide nuove, ogni giorno ci sono dubbi nuovi, ma non sentirsi soli è la chiave. Ave Maria. Noi
veniamo insomma da una esperienza di fede molto legata a quella di Maria, in particolare anche per me è così, perché insomma veniamo dalla parrocchia del Carmine di Taranto, quindi abbiamo un rapporto molto stretto con la Madonna. E in questa Santa Casa ovviamente tutto si condensa e si avvicina molto di più a quella che è la dimensione scout, perché il sì detto da Maria qui è quello a cui noi scout ci ispiriamo, è il sì, l'essere pronti al servire, l'essere pronti ad abbracciare quello che è il disegno del Signore, è il dire eccomi e l'essere pronti appunto a servire, che è un po' il motto, no, del clan. E quindi è estremamente significativo essere qui. Il mio, come dicevo prima, l'emozione di entrare all'interno della casa era determinata proprio da questo, dalla semplicità delle mura che hanno, diciamo, ospitato Maria, e dalla semplicità con cui lei stessa poi ha detto sì, nel suo ordinario, non ha reso, diciamo, appunto ordinario qualcosa di straordinario, un abbraccio a quello che era la volontà del Signore, e che è un po' quello che, appunto, come dicevo prima, ispira le scelte di noi capi dell'associazione e che a cui, diciamo, cerchiamo di portare anche i ragazzi che ci sono affidati. Un campo di servizio che ha impegnato i ragazzi nelle attività di aiuto al santuario. L'ala a sinistra della Basilica, fino a quei giorni chiusa per i lavori di costruzione delle impalcature per il restauro, è stata liberata e a loro il compito di ridare bellezza, pulizia e ordine alla casa del Signore. Riuscire ad aiutare la comunità mariana presente qui a Loreto, in che modo? Aiutandola, pulendo ciò che sfortunatamente c'è adesso, ovvero dal cantiere, dalle polveri, dalla cenere che c'è adesso. E poter aiutare davvero questa comunità è stata una cosa davvero bellissima. Il servizio per noi scout è qualcosa di fondamentale. Quello che lo distingue dal volontariato è la capacità di noi scout di vedere durante il servizio, nel volto del più debole, il volto di Cristo, appunto. E farlo a Loreto in particolare è ciò che lo distingo ulteriormente, in quanto Loreto appunto è intrisa di una magia, un'emozione, una fede fortissima, e ciò non fa altro che appunto rendere ancora più speciale quello che noi siamo venuti a fare qui. Per non vivere solo come Marta, ma per essere anche come Maria, i giovani sono stati guidati nella preghiera da Fra Marco, che li ha seguiti in tutti i loro giorni, vivendo con loro, ascoltando le confidenze e cercando di essere una guida spirituale, un padre che nella casa di Maria li ha accompagnati per essere pronti a dire sempre il loro sì. Un momento speciale di questa route è stata la cerimonia della partenza di due giovani. Allora, la partenza è un punto di partenza, è il punto in cui tutta la comunità accompagna quei ragazzi che sono pronti per entrare in una nuova dimensione proprio di vita. È una partenza, quindi vuol dire che adesso inizia la vita. Il clan, i miei compagni di strada mi dicono: sei pronto per essere testimone di 13 anni di vita scout? Farlo a Loreto, in un santuario mariano, per me personalmente ha un significato importantissimo, perché io sono molto legato alla Madonna di Lourdes e voglio prendere il foulard bianco, quindi far parte di quel, diciamo, sottogruppo di scout che ogni anno va in pellegrinaggio, si reca in pellegrinaggio a Lourdes. E quest'anno purtroppo non ci sono andato, però un disegno particolare, non so quale, ha voluto che comunque, ecco, il mio sì, la mia scelta, il mio essere pronto, essere un uomo della partenza, avvenisse comunque in un luogo dedicato a Maria.
abbiamo partecipato a questo momento intimo, personale, al quale normalmente gli esterni al gruppo non partecipano. È un tempo che segna un passaggio, che apre un nuovo cammino, dove lo zaino zeppo dell'esperienza fatta si arricchisce del necessario per continuare il viaggio. Non è la fine, ma un nuovo inizio. Partenza, in fin dei conti, è decidere di staccarsi da un gruppo dove magari si è il più grande, il più esperto, e incominciare a vivere la vita vera, quella di tutti i giorni, con quelli che sono i principi della vita scout, che sono il servizio, scelta politica, ovvero di mostrare di essere un buon cittadino, di fare attenzione all'ambiente, e poi scelta di fede, che magari non ce l'hanno sempre tutti, però io conto di mantenere sempre quella curiosità viva in me che mi ha fatto anche essere qui presente oggi. I momenti di preghiera hanno alternato la loro vita di servizio e la loro gioia, così contagiosa, ha coinvolto anche Monsignor Dalcin, arcivescovo di Loreto, venuto a salutarli nel momento del pranzo. Così termina un'esperienza, un passaggio di vita che non ha voluto essere qualcosa di estemporaneo per i ragazzi. Papa Francesco in questa santa casa ha firmato la Christus Vivit, l'esortazione apostolica ai giovani, scrivendo: Cristo è vivo e vi vuole vivi, non stanchi, non annoiati, non rassegnati da quello che non va, ma vivi e con la consapevolezza che chi vive nella gioia contagia anche le tenebre più oscure. Il santuario della Santa Casa è stato per 3 giorni la casa di questi giovani. Giovani che hanno lasciato il segno, che hanno toccato il cuore di tutti coloro che incontravano. Quando si accetta la gioia che l'altro trasmette, la nostra vita migliora, cambia, si rinnova. E quando accettiamo che Cristo entri nella nostra vita come in quella di questi giovani, allora sì che vediamo il capolavoro di Dio.